I lavori del Teatro Comunale sono a rischio perché servono altri 5 milioni di euro. L'obiettivo era riaprire definitivamente nell'arco del prossimo anno. Pochi giorni fa, infatti, c'era stata una determina del segretario regionale ad interim Federica Zalabra per la verifica del progetto, ma resta aperta la faccenda economica perché alla luce dei rincari dei materiali e della manodopera, i fondi che ci sono non possono bastare. Tanto sulla struttura è stato già fatto, sono stati spesi 10 milioni, ma tanto si deve ancora fare perché si deve realizzare l'ultima tranche dei lavori. Mancano gli di miglioramento sismico, l'impiantistica, la scenografia, le finiture e gli arredi. Oltre ai 10 milioni già usati, ci sono 8 milioni e 300 mila euro a disposizione del segretariato, ma non sono sufficienti. Nelle scorse settimane, il segretariato ha ricevuto infatti il piano di sicurezza e coordinamento. In questo piano, come ha spiegato l'architetto Augusto Ciciotti, direttore dei lavori, vengono stimati i costi della sicurezza che sono aggiuntivi rispetto all'importo dei lavori computati. Nei mesi scorsi si è già provveduto ad inoltrare una richiesta al ministero di ulteriore finanziamento di 5 milioni euro che tardano però ad arrivare e se la situazione non dovesse sbloccarsi prima dell'inizio dei nuovi lavori, il segretariato sarà costretto ad appaltare solo quanto nella disponibilità attuale per poi attendere l'ulteriore finanziamento. Un iter quindi che rischia di prolungarsi facendo slittare la riapertura del teatro, attesa da ben 13 anni, anche il sindaco luigi Biondi è al corrente del problema. In città c'è da dire c'è un assoluto bisogno di spazi dove far cultura, quelli attuali non assicurano le piene attività delle tante istituzioni culturali che amino mano il capoluogo, cosa denunciata già da diverse istituzioni in occasione della presentazione delle loro rispettive stagioni.